Ciao a tutti amici di Vera 24. Quest'oggi al Circolo Parasio abbiamo inaugurato e scoperto e mostrato al pubblico il presepe artistico realizzato dall'artista imperiese Giuseppe Aschieri, un noto presepista, un nostro concittadino che si è specializzato nella riproduzione di diorami che raffigurano le realtà architettoniche e paesaggistiche tipiche del nostro territorio, della nostra Porto Maurizio e della nostra Imperia. Nello specifico questo è l'arco caratteristico di Palazzo Pagliari, con il corridoio, le grate che portano invece all'entrata del Circolo Parasio e naturalmente del palazzo che lo ospita, Palazzo Guarnieri. La bellezza di questo presepe, la particolarità e la precisione della riproduzione di tutti i dettagli è incantevole, notevole, ma diciamo che nella sua essenzialità rappresenta benissimo anche gli elementi caratteristici della tradizione, ovvero la Sacra Famiglia, il bue, l'asinello e un angelo che in questo caso non è sospeso come di solito siamo abituati a vederlo, ma è seduto adagiato che osserva la scena. Ovviamente la Sacra Famiglia è un simbolo che ci avvicina a quello che è il mistero della nascita, a quello che è il mistero della famiglia e ce la rende un po' più vicina, un po' più simile a noi, perché se ragioniamo che anche la Sacra Famiglia, Gesù, Giuseppe e Maria hanno vissuto tantissime vicissitudini nella storia che è raccontata nei Vangeli, che è tradizionale, che conosciamo tutti, ce li rende decisamente più simili, nonché più apprezzabili da un punto di vista emotivo anche. Il bue e l'asinello che scaldano con il loro fiato il bambinello rappresentano sia il trionfo della natura, la gioia di tutto il creato che riluce, che gioisce per questa nascita decisamente importante che ha segnato, che ha cambiato tutta la storia dell'umanità, ma rappresentano anche la parte istintuale, passionale dell'uomo che ovviamente è l'essere privilegiato da un certo punto di vista del creato per l'uso della ragione superiore e del cervello, ma che con gli animali quale è, condivide gli impulsi, condivide il cuore, condivide tutto quello che invece è la parte più terrena e che non va mai tralasciata perché sarebbe come decapitare parte della propria ambivalente natura. E poi abbiamo l'angelo che naturalmente è un collegamento fra il cielo e la terra, è qualcosa che dona leggerezza alla pesantezza della terra, che ci porta verso l'alto e che ci ricorda la gioia, la fanciullezza, la luce, quindi tutto quello che ci collega dei ricordi magari dell'infanzia, dei ricordi che sono molto vicini, che sono molto belli da naturalmente portare con noi anche nell'età adulta, ma che ci ricorda anche che l'angelo è un simbolo importantissimo, è presente in tutte le culture e nella maggior parte delle religioni che conosciamo, che ci sono un pochino più familiari come storia, vicine come tradizione, o la quale storia si interseca con la nostra. E poi l'angelo è qualcosa, è quell'entità che ci avvicina quando abbiamo dei momenti di difficoltà e che spesso invochiamo. Quindi tutti gli elementi che fanno parte di una tradizione conclamata, ma immersi in una realtà che è quella nostra quotidiana. E questo è poi il significato del presepe, che non è un presepe solo a Natale, questo non si verifica solo a Natale, è un miracolo della vita e dei suoi messaggi di ogni giorno. Ecco, sarà possibile visitare questo presepe e vederlo? Sì, è possibile. Circolo Parasio, ovviamente in tutti i giorni durante gli orari di apertura del Circolo Parasio, previo appuntamento telefonico ai numeri che verranno indicati. Grazie mille Simona. Grazie a voi.